Andrei Campricoli, Vigliano di Comune. No, 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 no,
Andiamo? Campionato. È il barrage finale per decidere chi sfiderà, chi avrà l'ingrato compito di sfidare Iuri Minoccheri nella seconda semifinale. Ricordiamo che nella prima saranno di fronte Marco Merloni e Valentino Cristofori. Stiamo parlando naturalmente dei Masters di Goriziana, che eleggeranno fra poche ore il campione italiano della categoria Masters, appunto. Pier Giorgio Alessandrini, Ravennate, contro Stefano Camprincoli, forlivese ma residente ormai da qualche anno a Massa Lombarda, quindi facente parte del comitato di Ravenna dal punto di vista sportivo del gioco delle boccette e della Goriziana. Buon pomeriggio Valerio Alvisi. Buon pomeriggio a tutti. Iniziano le partite calde, certo, che le partite belle, interessanti. Abbiamo qui di fronte un ex campione italiano master, perché si è già pregiato di questo titolo qui in quel di Cervia, giocatore fra i più forti che io ho avuto l'onore di vedere. Inquadrato per il periodo di prova Pier Giorgio Alessandrini. Sono due giocatori che si assomigliano un po', no? Tutte e due amano, diciamo così, molto bravi nel tiro di prima, esatto. Assolutamente, direi anche non bravi ma formidabili. Questo non significa che non sanno andare a casa, no, assolutamente. È una tattica di gioco per dare all'avversario meno possibilità possibili, meno punti di riferimento. E meno punti di riferimento per cercare magari di mettere. Alessandrini, uno dei cinque grandi senatori della Goriziana, sono tanti i giocatori che hanno fatto la storia della Goriziana, ma cinque più di tutti, naturalmente Marco Merloni, naturalmente Maurizio Zoffoli, naturalmente Valerio Bersani, naturalmente Iuri Minoccheri, sì. E anche questo signore, Pier Giorgio Alessandrini. Io ritengo questi cinque i più forti di ogni tempo. Poi naturalmente tanti hanno avuto l'onore di diventare campione italiano master e di scrivere pagine importanti. A favore di questi giocatori c'è anche, come dire, la longevità. Sono qui da tanto tempo. Marco Merloni, Iuri Minoccheri, addirittura nel 93 entrarono con i primi master.
Ci siamo dimenticati di dire dove siamo. Siamo al Cervia Palace. È iniziata venerdì la kermesse. Staremo qui un mesetto. Personalmente farò la spola fra qui e Fermo. Anche a Fermo c'è il mese del biliardo. E comunque la location è ribaltata rispetto agli anni passati, ma è pur sempre una location che credo non abbia eguali in Italia. 25 biliardi, tutti con panno blu, questo lo diciamo, o azzurro se preferite. Ma tornando alla partita, direi che difficile fare un pronostico, perché no, perché entrano in campo alcune cose, tipo l'adattamento a questo tipo di biliardo. Ogni biliardo è diverso da un altro, caratteristiche diverse, anche se questi giocatori sono navigatissimi a provare. Ecco Stefano Camprincoli, giovane ma già molto navigato, è molto master già da 5 anni, credo, sì, è molto portato per la Goriziana, veramente un giocatore di prima formidabile. Diciamo solo, io credo che possiamo dirlo senza problemi, che chi vincerà qui non sarà favorito contro Iuri Minocchieri. Ecco. Contro Iuri Minocchieri di questo periodo nessuno è favorito. E infatti mi sento quasi quasi di dire tutti a caccia di Iuri Minocchieri. Naturalmente stiamo parlando tutti di atleti di livello assoluto, quindi... E poi possiamo dire anche un'altra cosa, molto molto importante, il livello della Goriziana negli ultimi 6-7 anni è aumentato a dismisura, questo merito delle gare e soprattutto dei campionati che si sono ormai svolti in qualsiasi parte d'Italia. Questo aiuta i giocatori a essere più temprati, a capire le dinamiche di gioco. E anche chi oggi uscirà dalle pool e entrerà nei master se la sarà veramente guadagnata. Intanto stanno disputando le pool per entrare nella prossima stagione nella categoria. Ricordiamo le solite tre ottavine, i tre vincenti passeranno alla categoria master. Salutiamo Maurizio Zoffoli, Andrea Mondi e Massimo Caldari che sono retrocessi ieri. Possiamo dire di Maurizio Zoffoli che è retrocesso volutamente perché non si è presentato alle ultime prove. Alle ultime 10 partite. Ricordatevi sempre che stiamo parlando di uno dei più forti in assoluto. Io lo ritengo addirittura il più forte, avendolo avuto nei master gli anni che c'ero anch'io, era praticamente quasi invincibile. Manca ormai poco. Ricordiamo il format, 2 su 3 e 400. E comunque credo ci sarà da divertirsi perché gli attori in campo sono di livello assoluto. Vogliamo ricordare anche che ci sono le riprese di Rai Sport. Naturalmente in un palinsesto che non sappiamo, verrà deciso nei prossimi giorni, naturalmente qualora ne verremo a conoscenza senza nessun problema divulgheremo questo palinsesto. Il programma è stato anche stravolto, i master di Goriziana portati alla data dei master boccette. C'è stata un'inversione di data, si è cercato di mantenere la sede, di non spostarla. C'è stata anche l'ipotesi di invertire le due sedi, ma poi alla fine, giustamente a mio avviso, è stato lasciato a Fermo il Masters Boccette, perché qui a Cervia ci sono tanti altri avvenimenti importantissimi, non ultimo, anzi primo, direi in ordine di importanza, sabato e domenica prossimo il campionato italiano di CSB.
possiamo anche dire che abbiamo come telecronista Cattaneo, che ritengo assieme a Bulbarelli i due più bravi dal punto di vista delle boccette, non me ne voglia Franco Trandafilo, che era molto molto più stecchista, se è un termine che si può adoperare, non lo so. E naturalmente Franco Trandafilo ha il merito di essere stato il primo telecronista sportivo a portare il biliardo nelle case degli italiani. Si inizia fra poco meno di un minuto, il tempo di avviare le trasmissioni, e sarà questo barrage per entrare in semifinale. Diciamo che è uno spareggio per giocarsi le posizioni che contano. Arbitro di questo partito, Oriano Morati, presidente del comitato di Ravenna, che mette tutti i birilli al suo posto. Biglia gialla nella penitenza altissima. Allora, per chi ci osserva, Stefano Camprincoli, biglia bianca. Pier Giorgio Alessandrini, biglia rossa. Si inizia primo quadretto di famiglia con l'arbitro al centro. Primo tiro è per Pier Giorgio Alessandrini. Naturalmente diciamo già da adesso che non è che andremo a raffica sulla cronaca vera e propria, commenteremo le fasi salienti, perché stare dietro a due giocatori di Goriziana è quasi impossibile, quasi impossibile. Comunque la visione sarà integrale, che è quello che conta. Magari cercheremo di far capire perché viene fatto un tiro e non un altro. Aspettiamoci sicuramente da questi due una condotta almeno all'inizio conservativa, poi naturalmente se uno di due dovrà recuperare dovrà gioco forza snaturare il proprio credo. Ancora qualche istante. Tanto che aspettiamo, ricordiamo già i due nomi nuovi si fa per dire, perché sono già stati nei master per la prossima stagione, Francesco Poletto, che ha vinto la classifica delle gare di selezione, e Andrea Polloni, che ha vinto il campionato italiano.
Per il resto, per altri tre nomi ci saranno. Vogliamo ricordare che Polloni è stato anche campione italiano master? 2 anni fa. E dopo il retrocesso l'anno dopo. Sì, questo fa anche capire. Poletto è stato nei master Goriziana, ho perso il conto delle volte. Questo fa anche capire i due giocatori la lotta che sono selvaggia entrati, che c'è. No, ma soprattutto la lotta selvaggia che c'è, perché un anno vinci, l'anno dopo retrocedi. Si va, inizia la sfida per decidere chi affronterà nella serie finale. Tiro di apertura che esegue in maniera a dir poco perfetta. Attenzione alla scorrevolezza dei biliardi, lo diciamo prima. Sì. Un pericolo in più, soprattutto per chi va di calcio, ma anche per chi boccia nella terza passata. Ricordiamo e subito, vediamo subito un tiro di prima, naturalmente c'è l'ostruzione del pallino. Esce un tiro di sponda lunga, 18 identico al tuo avversario. Ma no, c'è una biglia. Tante volte, Massimo, i primi tiri sono un po' nervosi perché sì, c'è il pallino e sai che andare a prendere il pallino spesso e volentieri lascia una biglia bella all'avversario. L'ideale è fare il filotto di prima e tornare lontano dal pallino. Ecco l'esempio, questo sarebbe stato un bellissimo filotto, ma il pallino porta via il filotto. 19. Sempre un buon punteggio, però ci sarebbe stato probabilmente ci sarebbe 40, un 40 o un 46. Esatto, un 38, per cui adesso due spondine di calcio, bisogna accarezzare la sponda, decide invece di fare il famoso striscione lungo, sai perché? Perché quasi sempre si riesce a coprire qui in alto, infatti come vedete la biglia gialla. Siccome i due giocatori si conoscono a che effettivamente, come dici te, non si ferma mai. Sempre una posizione di difesa. Sta valutando lo schiaffo. Però è un tiro che non ti dà delle belle garanzie, nel senso che devi entrare perfetto. Sì, e soprattutto e non sai dove rimane la biglia gialla. Esatto. A questo punto tenta lunga e corta. E mi sento di dire ancora più difficile, infatti prende di prima. Fa un 3 di pallino, ma come vedete la biglia gialla rimane tiro nel punto dove il gorizianista vorrebbe sempre rimanesse. Stefano, un cecchino come lui colpisce, realizza 40, che non sono pochi. Subito qualche tiro veramente di bella fattura. Sì, non aspettiamoci tiri mirabolanti di calcio, di schiaffo, sarà una partita lineare, almeno per il momento, poi naturalmente, ripeto, se ci sarà bisogno, si vedrà. Entrambi sono forse pronti a variare. Forse, probabilmente questa la tirerà di mezzo colpo perché il pallino ostruisce sì, il lancio della palla di prima. Assolutamente sì, infatti, eccolo che arriva, calcio perfetto. Il 56. Naturalmente stiamo parlando di giocatori fra i primi 8-10 d'Italia, per cui fra i primi 16 perché sono master. Fra i primi 8-10 e anche fra i master. Sì, perché diciamo che Camprincoli non più tardi di 2 anni fa perse la finale da... No, l'anno scorso perse da Marco Merloni. L'anno scorso, altro bel tiro, non abbiamo visto, siamo un po' impallati, ma... Direi... 36? No, direi...
56. Infatti 114 a 96 per Stefano già Primo. Bei tiri abbiamo visto fino adesso. Vediamo Pier Giorgio Alessandrini con il lunga corta, entra bene. Possiamo dire fino adesso quasi tutti i tiri perfetti. 56 ancora. E copre anche se... Mamma mia che inizio di partita. Benvenuti alle semifinali e al barrage dei Master. Livello assoluto. Calcio. Di mezzo schiaffo trova il pallino da 6, ma il pallino va verso il castello, trova un giallo, quindi sono 10 punti. Qui deve scegliere se tirare di lunga corta o mettersi in punta al biliardo e bocciare. Decide di lunga corta, anche perché è un tiro che gli piace molto, è ancora il massimo. 52. Alessandrini non scherza. Stiamo assistendo a una partita come se ne vede poche di questo genere, nel senso che tutti e due i giocatori colpiscono. Più 80 per Giorgio Alessandrini, 204. Vediamo la risposta di Stefano Camprincoli. Andrà anche lui di questo di calcio. No, la va a bocciare, attenzione. E voilà! Prova il pieno. 40. Mamma mia! Che partita! 48. 48. Questa è veramente una partita, come direbbe Bulbarelli, da mettere negli archivi. Ricordiamo che questa è la partita per entrare in semifinale e sfidare Yuri Minoccheri. L'altra semifinale a seguire dopo questo spareggio, Valentino Cristofori, Marco Merloni. Beh, preparatevi davanti al PC perché saranno partite infuocate e tutte di altissima levatura tecnica. Ancora di calcio per Giorgio Alessandrini. Attenzione. Attenzione se passa, sono altri punti importanti. Niente, abbonato al rosso per Giorgio Alessandrini. 40 per lui, 244 a 160. Colpo su colpo. E soprattutto sempre delle ottime coperture. Adesso vediamo che scelta farà Stefano Camprincoli. Secondo me tutto in punta al biliardo. Proverà di bocciarla ancora. Esatto, perché c'è il pallino che lo aiuta a fermare la sua biglia. La rovescia. Entra troppo. Gira la propria, ma non corre pericoli. Copertura sarà quasi inesistente. Il biliardo troppo scorrevole in quelle situazioni. Alessandrini, tutto in punta al biliardo. Stesso tiro, più agevole, più aperto. Cerca il famoso 40. Rimpalla, questa volta attenzione. Rimpalla, ma la gialla viaggia verso i birilli, è andata bene. No, rimane larga, effetto diciamo a tenere, quindi... È andata bene nel fatto che la biglia gialla va in difesa. Prova di nuovo Stefano Camprincoli, la stampa bene. 8 punti. Sì, rientri quasi inesistenti al momento. 183. Stefano Camprincoli. Però buonissima la spinta, la difesa per il gorizianista e la sponda corta soprattutto, tante volte anche la sponda lunga. Va di giro, addirittura troppo stretto, vediamo se ingaruffando, no, nulla di fatto, anche mezzo rimpallato, no? Quindi, sì, e infatti il risultato lo vediamo, si è messo e di lunga corta e di giro, di girone, vediamo. Va di due sponde tradizionali Stefano Camprincoli. La passa liscio. Beh, questo capita spesso quando è il primo tiro di questo genere che fai.
Devo dire però che si poteva anche attaccare in maniera diversa con la biglia, tipo lunga corta, cioè dava più garanzie secondo me, perché c'era anche il pallino che ti andava a procurare una sorta di steola anche a non realizzare punti. E adesso c'è la penitenza. Era difficile, ecco. Ma lì dipende soprattutto da te stesso, uno gli piace più lunga corta, uno gli piace più questo tiro. Ricordiamo che il tiro della penitenza, che può permettere tanti punti, però è un tiro che non ha tanto margine di errore. No, per stare molto attenti. No. L'ho visto sbagliare anche i più bravi. Va col calcio, sono 16 punti, un bianco, vediamo. Passa un cappello dal filotto. Il terzo passaggio provoca altri punti, non è così. Sono 16. Diciamo che si va a posizionare là in alto, ma attenzione che Alessandrini ha tutte le possibilità di inventare qualcosa. Direi in questa posizione. No, di calcio, di schiaffo, ancora. Ancora il rosso. Ancora il rosso. Devo dire la verità, sta veramente colpendo alla grande. 296-199, nonostante tutti i rossi che ha fatto, ci sono 100 punti che della Goriziana sono... due tiri, delle volte però è sempre meglio essere più due tiri che meno. Beh, quello fa discussione. Ecco, vedi il tiro che aveva fatto dall'altra parte, questa volta realizza solo un birillo, nemmeno il pallino, no, 4 il pallino punti. Non c'è. Però obbliga il suo avversario a fare un tiro che non bisogna sbagliare, mezza palla. Saltando il birillo, attenzione. La prende un po' troppo. Diciamo che ha cercato più la copertura stavolta per Giorgio Alessandrini, perché era, non era facile fare birilli, la devi prendere perfetta. Non la trova, no, la copertura, attenzione. Devo dire la verità, in realtà quel tiro lì permette poco la copertura. Quando è così a sponda te pensi solo a prenderla. È uno dei pochi tiri che... Va di calcio. Prende anche il pallino, attenzione alla biglia bianca che corre, ma sembra essere larga. Il pallino si ferma. Larga, ma presso... di pochi millimetri, eh. Fa la barba al giallo. 26. 36, ho capito. Vediamo. 26, hai ragione te. Questi cominciano a essere tiri importantissimi. Un bianco di prima. Il giallo di rientro, 10 punti. Non c'è copertura. Ecco, questo comincia a essere un tiro determinante. Deve assolutamente prenderlo, vediamo se sceglie di andare a calcio, visto che c'è il pallino lì. Così è, infatti, entra troppo. Attenzione alla coincidenza. In realtà non è successo niente. No. Poteva succedere di tutto. Sì. E diciamo che questo qui è un tiro fortunato, l'unica perché cosa, sì, con due rimpalli, la palla gialla sul lampadario. Sul lampadario, e sappiamo che dal lampadario è più facile fare dei danni. Infatti Alessandrini va a vedere, sarebbe contento di fare in maniera che vada nascosta da qualche parte. Lui ha il braccio per poterla anche staccare, ma ha anche il braccio per poter prendere il rimpallo, perché il rimpallo è a... Tanti prenderebbero il rimpallo. Il rimpallo è a un capello. Attenzione, vediamo, questo colpetto della rossa. Non gli va neanche malissimo. Eh sì, perché la palla rimaneva bella, invece adesso si è nascosta. Presa in maniera spettacolare, vediamo se ci sono i famosi 18. Sì, così è, infatti. Questo è un tiro che quando la palla è a un metro e mezzo dal biliardo puoi già chiamare 18, ti frega solo il fatto degli sgambetti. 18 è il tiro più probabile che venga da questa posizione. Camprincoli, nonostante che il suo avversario è stato determinato all'ennesima potenza, è un tiro. Va di lunga corta, ve la stampa ancora. Ancora bene. 36, direi. Esatto, 342-247. Fatto una partita di grandissimo livello. Ma attenzione che c'è una bella biglia, però probabilmente deciderà di andare a calcio Stefano Camprincoli, perché... i 100 punti di ritardo, no, sembra di no invece.
va a bocciare il minimo sindacale, 13 punti. Sì, e oltretutto il pallino ti toglie il fatto di poterla mettere a sponda. Però attenzione, è costretto... Il pallino ostruisce la bocciata. A questo punto, Alessandri... Diciamo che andare a calcio... Intanto è passato più vicino alla nostra postazione un giocatore che di Goriziana se ne intende, Maurizio Montaletti, formidabile gorizianista. Attenzione. Vincitore di tutti i tipi di gare che ci sono nella Goriziana, compreso un campionato italiano in coppia con... Ah, non lo so. Non ancora Yuri Minoccheri. Voglio chiedere io se mi prende in coppia. Per me arriveresti in finale. Cinque punti per Camprincoli, ma... Vabbè, c'è... Sembrerebbe un momento di stanca della partita, ma è per il fatto che in questo momento un tiro fa talmente tanta la differenza. Vediamo Stefano Camprincoli, che ha a disposizione una bella sbracciata, realizza il massimo. Vediamo se saranno 40. Sì, così e è. Pallino e palla molto bene posizionata vicino alla sponda. Trecentocinque. Beh, adesso Alessandrini ha bisogno assolutamente di fare uno sfaccio inverso. Perché l'avversario si sta avvicinando, attenzione. Decide di può darsi anche che decide di saltare il birillo. Attenzione, c'è anche il pallino che fa ombra, per cui questo è un tiro di una difficoltà estrema. Soprattutto lo fai a 340 con l'avversario a 300. È infatti rimpalla, attenzione. Solo due punti, direi, vediamo, forse anche un birillino bianco. Sì, 10 punti. Pagati, 3 e attenzione, 5. Adesso c'è la biglia per Stefano Camprincoli di passare al comando. Anche di chiuderla, attenzione, perché con 92 si chiude. Lo so, ma sono tanti 92. Non è la prima volta che vedo fare 92 da lì. Attenzione. 96. Così abbiamo visto un 400 da applausi, possiamo dire. Sì, sì. Un set a Stefano Camprincoli. Che partita che è stata questa? L'avevo chiamata, Valerio. No, ti sei sbagliato, tu avevi detto 92. Dato non l'ha presa nella maniera perfetta, è venuto giù il castello praticamente. E naturalmente questa partita, oltre che segnare un bollino nella casella di Stefano Camprincoli, segna un amaro ricordo nella testa di Pier Giorgio Alessandrini, perché... Quando perdi un set in questa maniera, al comando della prima partita, giocando un gran livello di Goriziana... Cioè, praticamente sempre fatto il rosso, ha perso. Beh, forse devo dire la verità, ma col cenno di poi naturalmente, per carità, poteva gestire diverso. Mi sembrava che il pallino facesse talmente ombra per fare quel salto di castello che era difficile che te... Sono d'accordo. Andavi in fondo col tiro, eri costretto a fermare, e fermando non esci dalla palla da in certo. Cima. Poi, sai, Giorgio Alessandrini ha talmente tante risorse nel braccio che, ahimè per lui, vede però il filotto anche da sopra il lampadario. È stata una partita che potrebbe aver segnato. No, purtroppo danno dei segnali queste partite, ma ti posso dire che Pier Giorgio Alessandrini ha tutte le caratteristiche per poter... Vai. Attenzione, Pier Giorgio Alessandrini sembra
almeno per il momento non rientrato. E adesso c'è una biglia che potrebbe dare già un primo break. Lunga corta per Stefano Camprincoli. A misura. L'ideale sarebbe anche farla passare di là dal castello, in modo da... Non la tocca, alla fine sono... 10 meno. 10. E palla che può scegliere Alessandrini se spostarla in penitenza o tirarla io da lì. Io direi che la sposterà senza ombra di dubbio. Attenzione però, perché... No, decide di tirarla qui perché se la prende in uscire fa molti, molti punti. E la prende infatti... Come doveva prenderla? Sono tanti, molti, molti. Direi 72. C'è anche il pallino. No, scusa. 20, 28, 62. 78, c'è anche un altro il pallino. Vedi, ha fatto bene non spostarla. 111 a 48. Era una grande occasione per Stefano Camprincoli, è diventata una grande occasione per Pier Giorgio Alessandrini. Attenzione, un altro pienissimo rischiato. Beh, diciamo che è quasi andata 24 bene. Direi. No, 3, 40, scusa, c'è un altro bianco, siamo impallati e delle volte... No, ma poi devo dire la verità, non me ne voglia l'amante del biliardo blu. C'è un minimo di riflessione. Molto meno più, certo. I birilli nel blu che nel verde. È facile, facile sbagliare. Palla molto molto in alto. Questo è uno dei pochi casi che si può fare il tiro senza far passare uno dei tre pezzi nella parte sotto. Basta toccare la biglia gialla e toccare il pallino con la propria bianca, ma decide di tirare forte. Attenzione. Attenzione alla bianca che corre ancora, non dovrebbe dare problemi, ma rimane una biglia bellissima alla prima. C'è la possibilità di fare molti punti e di portarla a sponda. I punti stanno arrivando. Neanche tanti, devo dire la verità, sono 26. Comunque, 2.400 che vanno via veloci, veloci per il gran numero di punti. Tentativo di sfaccio. La apre troppo paradossalmente. Però due giri su castello battono i due bianchi mediani. Sbagliata di meno di niente, attenzione. Il bianco mediano è una, diciamo, invenzione di Cattaneo. Il mediano. Ai, questo errore non ci voleva, anche perché lascia una palla molto invitata, bellissima al suo avversario. Purtroppo, come dici te, un po' di scorie rimangono aver perso un 400, aver sempre fatto il rosso. Sì. Poi ricordiamo un'altra cosa, senza che Pier Giorgio Alessandrini ce ne voglia. C'è un rimpallo! Ci sono quasi 40 anni di differenza. Vogliono dire molto. Non è che Camprincoli potrebbe essere il figlio, potrebbe essere anche di più del figlio. Questo a tutto onore di Pier Giorgio Alessandrini che è ancora lì. Attenzione, questa è la famosa eclissi di pallino e non è per niente facile uscire da queste situazioni. Poco spazio fra la sponda e la gialla, nessuna possibilità di tirare di prima. L'eclissi di pallino è venuto, è un tiro diciamo anche fortunoso, ma succede. Adesso vediamo come farà Camprincoli, infatti... Vedete, ci pensa perché non è per niente semplice uscire da questa giostra. La parte e poi dopo tirare una biglia. Ma è molto difficile perché qualsiasi cosa tu fai rimane qualcosa di bello per l'avversario. Se sbagli è un disastro. Dimentichiamoci il... Infatti, vedete, in questa, vedete che in questo tiro. Non sarebbe è per una niente... casualità. Sì, sarebbe una casualità. Vediamo. Prende solo la biglia di calcio, paga 4 punti. E mette anche però una copertura. Diciamo che è andata benissimo. Molto di più, secondo me.
e Sandrini guarda con fare ironico la palla. Attenzione, punti dovuti. Due. In realtà sono solo due, ma non è quella la cosa grave. Guardate dov'è la biglia gialla. La biglia si mostra. Naturalmente Stefano Campringoli a sinistra della palla, fuoco, la sbaglia. Attenzione. Ma se un tiro fortunato. Due punti, anzi 10 di sgambetto. Però dà al suo avversario un'altra palla molto molto bella. 162-122 avrebbe la possibilità di allungare. La rovescia. Forse la trova un virillo. Un virillo da 8. Ma non è quello che voleva Alessandrini, voleva molto di più. Camprincoli deve scegliere fare un rinterzo della palla, è proprio quello che sceglie, prendere la palla dalla parte destra ed uscire. La palla toccando le sponde dovrebbe andare verso i birilli, non in questo caso, rimane dritta. Attenzione che precipita la ai. Paga 24 direi. Così è infatti. L'inerzia sempre. Diciamo che sul 170-120 ha avuto tre tiri per prendere il largo. Alessandro ha tagliato tutti e tre. Il suo avversario torna sotto. Però diciamo che anche il suo avversario ha leggermente le polveri bagnate. Troverà un pallino. Ma i punti bevuti comunque in questo gioco fanno molto la differenza. Va di calcio. Terza passata nel castello, un altro giallo. 8. Scuote la testa Pier Giorgio Alessandrini. È un po' il canovaccio del primo set, Valerio, eh? Davanti sempre sì. Alessandrini, poi vedremo come va a finire. Adesso sicuramente però meno lucido, c'è un pallino il giocatore sotto le braccia di Alessandrini che dà comunque ombra e fastidio, infatti penso che tirerà lo schiaffo. Significa corta palla alla velocità della luce, così. E spesso il giorno che ne ha voglia fai tanti punti, il giorno che non ne hanno voglia la palla gialla fa 6 volte il giro del biliardo e fai un giallo. Però diciamo che è rimasto bene. Giro a una passata per cercare la marcatura, per cercare la copertura. Che ma a una passata non si riesce mai a marcare in maniera impossibile, è quasi meglio marcare di 5. Si mette di lunga corta. Vediamo se la tira dolce o forte. Non la prende, non è. Ai. Brutte notizie per Alessandrini che improvvisamente ha le polveri bagnate ed è in ritardo di un set. Per niente è facile questo tiro, c'è anche l'ombra del pallino, ci vuole il salto del castello. Spesso si prende la palla di prima e non di calcio, vediamo. E infatti prima, ha preso di prima, naturalmente. Non ci sono punti. Stesso tiro dall'altra parte, deve passare, tira di schiaffo, ancora i famosi giri del biliardo per punti zero. Allora, diciamo subito che nei biliardi pannati di nuovo lo schiaffo paga meno che nei biliardi battuti. Mi sembra che questo sia il settimo tiro che Alessandrini fa oltre i 170 e come vedete ha realizzato solo 8 punti. Il suo avversario si è portato a 26 punti. 24 adesso. Guarda con beffa
calcio tutto braccio, questo perché c'è il pallino che fa da paracadute per non andare a bere nel castello. Attenzione al massimo un birillo da 4. Così è. Calcio di Stefano Camprincoli. Che trova 36 direi. No, 40 addirittura. E palla a sponda. E c'è il sorpasso. Brutte notizie per Alessandrini. Ha bisogno di reagire. E lo può fare solo tirando a questo tiro. Rimpalla, quel che è peggio però per lui, che avrà dall'opportunità alla suo avversario una biglia che sa fare imitante. In maniera esagerata. Questa volta però apre troppo. Troppo, esatto. Ancora il famoso lunga corta. Deve decidere se farlo con la spinta della sponda o veloce, ma ultimamente sempre veloce, esatto, veloce anche questo. Direi dall'inizio partita. Devo dire che mi piace poco, perché quando non prendi bene in maniera perfetta lasci la biglia in mezzo al biliardo. E lasciare una biglia, due biglie, tre biglie in mezzo al biliardo, uno come Stefano Camprincoli, prima o poi ti punisce. E infatti arriva prima che poi, direi. Il 30. E credo una copertura ottimale, vediamo. Beh, direi che possiamo dire che il tiro perfetto si fa così, no? Ha preso in mano la partita in questo momento. Naturalmente queste biglie è più facile sbagliarle che prenderle, no? Perché sono quasi inattaccabili. Beh, diciamo che adesso la palla è vicino al pallino, ma di calcio bisogna stare attenti, perché se sbagli rischi di andare fumare dei punti, attenzione, infatti. E infatti come vedi c'era rischio marginale. Sono sei punti. Attenzione che questo il pallino, ma il pallino guarda che sta arrivando a ostruire per i massimi Alessandrini. C'è un posto per lui qui nel mezzo. No, perché fra voi due ci può stare anche lui. Alessandrini ha un tiro che sembra semplice, ma non è. E infatti entra poco. Non fa neanche il pallino. C'era un'ostruzione maledetta del pallino. Ha messo la quarta. Bellissimo tiro di prima. Sente l'odore del sangue. Spettacolo. 38. Direi 38. Calcio, attenzione. È perso. Intanto c'è un 76 pagato da Alessandrini, che sa tanto di eliminazione. E purtroppo quello che è successo nell'ultimo tiro del primo set ha segnato questo incontro. Aveva 170 punti, ha fatto 15 tiri, è andato 185. Soprattutto nella testa di Pier Giorgio, che è pur sempre un giocatore fenomenale. Però e adesso ci si mette anche il pallino.
la partita virtualmente conclusa, Valerio, secondo me. A meno di... Non è virtualmente, guarda il punteggio, non dice più niente, solo ci sarà il famoso rinterzo, penso, vediamo. No, va di calcio, secondo me. È un rischio che non avrebbe dovuto prendersi. Ma praticamente... Sono 42, attenzione a fare... Cioè, ecco, lo diciamo per chi ci segue, sarebbero 46 bevuti adesso, perché ha abbattuto il Brillo Giallo a dare su i birilli. Questo solo perché c'è l'arbitro che ci deve pensare. Sì, e il giocatore. Esatto, solo per quello. Diciamo, a stretta norma di regolamento sarebbe così. Ultimo tiro per Stefano Camprincoli, che farà un girone lungo alla velocità della luce. Basta chiude. Toccare il pallino, la partita è finita. Vince 2-0 Stefano Camprincoli. Con merito, con un pizzico di fortuna, indubbiamente. Ma ricordiamo che il tiro dal 96 l'ha fatto lui, non l'ha fatto. Sì, esatto. Che è stato quello che ha segnato e girato la partita. Un giocatore promettente, Yuri Minocchi, che... Giocatore non di questa galassia. E vabbè, vedremo comunque. Bene, noi in attesa delle semifinali fra Merloni e Cristofori, sospendiamo e con un altro link riprenderemo. Non appena inizierà la semifinale, Marco Merloni, Valentino Cristofori, inizia il countdown per eleggere il campione italiano master categoria goriziana.